Il 78enne malato di Parkinson, che ha accusato l'ASL per avergli prescritto un farmaco che lo avrebbe indotto a giocare compulsivamente perdendo 300.000 euro e che ora pretende un risarcimento, non sarebbe il primo strano caso del genere. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, infatti, nonostante sia la prima volta che in Europa accade un fatto simile, esisterebbe un precedente negli Stati Uniti. Nel 2008 Gary Charbonneau, un poliziotto in pensione di Milwaukee, nel Wisconsin, avrebbe fatto causa contro la Boehringer Ingelheim ottenendo $204.000 come risarcimento per le sofferenze subite per le perdite al gioco, $175.000 e ulteriori danni punitivi per 7,8 milioni. Almeno il 13% dei 3.000 pazienti esaminati in uno studio presentato proprio a Chicago nel 2008 sulle correlazioni tra farmaci dopaminoagonistici e comportamenti compulsivi aveva sviluppato almeno una dipendenza. Altri effetti collaterali di questi farmaci sono l'ipersessualità, lo shopping compulsivo e l'attrazione ossessiva per la pornografia. Thank you.